Buonasera, sono tornato, più che siamo tornati, dopo una lunga assenza, lo so, vi sono mancato, Francesco, quanto ti sono mancato? Buonasera, benvenuti all'Indifferenti, siete sintonizzati su Che cosa mi veniva a fare quando mi sono fatto male www.radiobaiano.it. sempre? Io sono Francesca, insieme a me c'è Nino, l'ospite di quest'oggi. Ah, sono addirittura l'ospite, sono diventato, cioè, proprio, non so se è un bene o un male, cioè, quindi mi fa anche le domande, mi No, siedo... ospite c'è come presenza e basta, però oltre a Nino, che è un ospite diciamo un po' malvoluto, diciamo così, Sì, vabbè, fino a mo' sono mancato, cioè i video, so, chi ha fatto i video fino a mo'? Carlo ovviamente, Vabbè. ho degli ospiti Sì, molto graditi che siamo vorrei che tu numerosi. annunciassi. Allora, Francesca, visto che io, senza vedere il mio CD, guarda, lo metto qua, lo nascondo, perché io già li conosco, gli ospiti di stasera, perché io già li seguo, già sono fan, già li ho seguiti in Pure io, che ti precedenza. credi? Io Francesca, non ho bisogno... prima fuori onda cantavo insieme a non Basta, dico io... chi. Io mi rifiuto di pensare, non è vero. Abbiamo qui con noi, signori, signore, ascoltatori, bambini, bambine, Raffaele Bruno, o meglio, più delirio creativo e anche un'altra persona qui con noi, il signor, il maestro. Sì, ma Francesco Maria Coraggio. Francesco Maria Coraggio, voglio dire. In realtà noi siamo la sua appendice. Sì. Buonasera comunque. Ciao. Ciao a Buonasera. Ciao. tutti, lascio a voi le presentazioni individuali. Sono molto felice di essere qui e insomma, devo dire che personalmente ho sempre seguito i bei Grazie. live che avete creato e devo dire insomma, a chi non c'era ancora stato, insomma, seguite e sostenete una realtà come questa perché è bello chi c'è, è bello il luogo in cui Molto. insomma, è proprio, si vede che c'è un cuore pulsante di cultura, di passione, quindi siamo felici. Ok, allora io sono Raffaele Bruno e insomma, conosceremo un poco meglio insieme questo progetto, che è un progetto corale, molto 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 corale. E questo progetto ha varie anime, una delle anime su cui poggia proprio solidamente le basi di questo disco è una delle più belle voci che abbiamo, che è Troppo quella di gentile, Enzo ruffiano, Colussi, che è grazie, esattamente grazie, quello grazie che io penso, e anche mille. altri sappiamo. Grazie Raffaele. Ciao, ciao a tutti, sono Enzo Colursi, già Isole Minori Settime, adesso progetto con Delirio Creativo, quindi sono contento di essere qui. E niente, parleremo di questo disco che è veramente un lavoro complesso e bello, cioè, ne vale la pena seguire, secondo me. E poi c'è anche una presenza femminile Poi qui. sì, l'altra insomma anima su cui poggia insomma, questo lavoro è la mia compagna di vita d'arte, si chiama Federica Palo, e che a lei ha il compito di introdurre e arricchire molti brani del disco. Non è una formazione accademica, è la parte accademica del delirio creativo. Lei è quella brava, insomma. Se non è la competente, sì, noi. E niente, vabbè. Poi magari ascolteremo quello che ha fatto, insomma, diciamo Veniamo su cui è subito al andato. sodo. Io voglio sapere chi è Raffaele Bruno e soprattutto che cos'è il delirio creativo. Allora, il delirio creativo è una realtà che esiste da più di 10 anni. È un'idea che insomma ebbi siccome io facevo molti laboratori teatrali, per proprio banalmente vincere la mia timidezza. Scoprì che il teatro aveva un effetto benefico, insomma, curava un po' di ferite. E allora ebbi questa intuizione, erano anche laboratori insomma, con nomi importanti dell'epoca, anche persone che non ci sono più, Dario Fo, insomma, e altri. E dissi perché questo benessere deve essere solo appannaggio di chi fa questa professione, insomma, va benissimo così. E cominciai a ideare un metodo che poteva essere aperto anche, aveva proprio una missione, quello di essere aperto, punto. Infatti i nostri laboratori hanno, diciamo, io definisco il luogo dove noi siamo sempre una piazza più che un teatro perché non ci sono porte, quindi si può assistere alle prove, alle sperimentazioni, un po' come qua in questa radio dove insomma, appunto siamo tra amici. E quindi questa sperimentazione porta a un lavoro di improvvisazione a 360 gradi con tutte le arti e lavoriamo molto
nell'ambito sociale. E infatti un'altra missione importante è quella di portare l'arte a chi difficilmente ha la possibilità di nutrirsi di questo nettare, che nettare lo possiamo dire per quando è fatta con onestà, un nettare divino, perché l'atto creativo è quello che ci avvicina al divino, insomma, il divino per sua definizione che fa crea. Quindi quando l'uomo crea si eleva verso, insomma, il divino, e quando fa questo brilla di una luce che scalda, illumina e fa bene a lui, ma fa bene anche a quelli che lo contemplano, che lo guardano. Visto che voi vi conoscete da parecchio tempo, lavorate tanto insieme, dialogate molto a quanto pare. Nino, cosa c'è che mi disturbi sempre? Sì, Francesca, se per fare quella domanda è il momento che io presenti, c'è la mia prima parte studiata. Vai, va, puntata. Allora, come potete ben vedere dinanzi a voi, guarda, oggi la parola del giorno dinanzi, va bene, la Z così, c'è un campanello d'albergo, ok? Sì. Sembra un normale campanello, cioè comprato da Tiger, penso che c'ha più di un anno ormai questo campanello, però in realtà ha dei poteri speciali, molto particolari, cioè non è un campanello come tutti quelli che vedete. Il primo potere speciale è quello che se voi lo premete, questo si funziona così come tutti gli altri, ma in realtà il suo suono placherà Francesca, visto che da questo momento in poi getterà, ci pervaderà della sua ansia con le sue domande. Guarda, in realtà non è vero, perché da un mese, da quando manco io, che non c'è da quando manchi tu, io mi sono calmata molto, ho approcciato una filosofia di vita molto più rilassante. Io da lontano non c'era, però comunque seguivo comunque la radio, e tutti quelli che venivano avevano paura, avevano timore perché stavi solo tu. Ma quando allora non diceva niente, quindi non potevano dire niente loro, e facevano ok, vabbè. No, brava Francesca, sei la brava ultima presentatrice, che bello, torniamo sicuramente. Invece stasera è uscita tutto l'opposto. No, non veniamo più, Maro Francesca, che ansia. Meno male che c'è Nino, vogliamo la maglietta di Nino, ma sicuro. Quindi noi col campanello abbiamo la possibilità di fermare Francesca. Okay. Ma secondo te è meglio fermare me o è meglio fermare Nino? No, dipende da quello che dirai, infatti aspettiamo. Ho per visto dire. Che sotto al tavolo c'è una scarpa per fermare Nino. Sì, quella è sì, ma facilmente a me subito mi distraggo con poco, quindi cioè, ma come bisogna della scarpa. Quindi dicevo, visto che il vostro progetto mi sembra molto fondato sul dialogo, vi conoscete tanto, un po' pregi e difetti gli uni degli altri, o li dite voi oppure li dice una persona esterna che è il signore di fronte a me, Francesco. Cioè, beh, compito importantissimo, wow, Francesco. Puoi sapere, Francesco spesso è ospite a casa mia, quindi è una persona a di poco compromessa, diciamo, nell'esprimere. A questo punto facciamolo dire a lui. Sì. Una persona esterna sarebbe meglio. Sì, secondo me io ci sto, mi presto a questo gioco. Un pregio di Raffaele e Bruno. È un difetto di Raffaele. Artistico, non personali. È difficile. Questa cosa. Sapete che Francesco Coraggio è la memoria storica dell'arte a Napoli. Lui ha questa missione. Tra tempo tu pigli tempo. Tu pensa, non è quello che devi dire. E lui gira insomma per gli eventi e documenta in video e anche in entusiasmo e in immagini quello che accade a Napoli. Tanto è vero che ormai sta succedendo questo, chi non si sente considerato e visto dal coraggio va in crisi, sì, dice sì, come sì, è possibile, sì, sì, sì. È un po' come quando uno sai la prova di essere famoso che esci sulla settimana di questa, esce là, è vero, sei arrivato. Oggi ci vuole il video di Francesco, sì, Coraggio. Vai Francesco. Va bene, Raffaele, un pregio è la semplicità nel raccontare. Contare le storie, i fatti. È un difetto pure. No, non ha difetti. No, non riesco a trovare. Va bene, anche un difetto stupido. Ma forse qualche volta parlo un po' troppo. Tendenzialmente, ma non è un difetto. Tanto che è logoroico. Logoroico, sì. Dillo un po' più cattivo, sennò sembra sempre un pezzo. No, schiatta, no, cioè fai come si usa queste... Dienzo, posso dire. Niente. Dienzo, devo dire... Ineccepibile. Ah, di voce. Ma di voce. Va bene, va bene. Grazie, grazie, Francesca. Sì. Campanello sul... sui termini impropri. Poi difetti non so,
Forse infatti profumo un po' troppo. Fumo troppo, ah, sì. Questo... Che poi non è dire un difetto, è quasi coccolare, ecco, dire ti preoccupi. Esatto. Però la voce di qui sopra, vuol dire, aiutata dal fatto che... No, sto leggendo. Questo è un po' di... Vabbè, sì, quindi facciamo un appello proprio da Radio Baiano, cerchiamo fumate, di far smettere, aiutiamo Enzo Lussi a smettere di fumare. Vediamo come esce la voce, secondo me si acconcia. No? Vediamo. È difficile perché è bellissimo, però secondo me la sigaretta. Di meno andrebbe di tutto. Di Federica non vuoi dire niente? Ah, c'è anche Federica. Lasciamo solo io. Un pregio, solo un pregio di Federica. Uno. Ho fatto che la supporta Raffaele. Un pregio di così. Non è vero, che poi lui si fa delle risatine su delle cose di Federica e mi guarda, ma non ti ricoraggio. Vabbè, su. Ma che Federica a volte cucina per lui, offre il caffè, quindi... No, no, cucina, forse il caffè. Dolcezza incredibile. Dolcezza, dolcezza. Dolcezza incredibile. Conosciuto un'altra versione. Ed è una bravissima attrice. Grazie. Che è il difetto, sarebbe. No, difetti non ci conosciamo così bene. Dai, non posso dire. Magari più in là. No, ha detto non posso dirlo. Non posso dirlo. È palesemente terrorizzato. Si vede che togliamo dall'impaccio il signor Coraggio. È un po' quando devo parlare di te in pratica, cioè, quindi lo capisco. Togliamo dall'impaccio Francesco e passiamo alle cose serie, perché dal lavoro di Delirio Creativo è uscito il disco. Sì. E nasce proprio da... È proprio una raccolta, una sorta di diario di bordo di 10 anni di attività. Quindi tutte, insomma, le tracce che stanno qui, che poi insomma sono fragili anime per dire, perché insomma, per me sono le persone che hanno conosciuto il dolore da vicino, no? Insomma, hanno una debolezza ma anche una forza in più, e che secondo me dentro di loro, loro malgrado, brilla una scintilla divina che è qualcosa che le fa diventare maestre. E quindi nella mia vita sono state conosciute queste persone che mi hanno insegnato qualcosa. Ed è un onore per me provare a lasciare traccia di questo insegnamento, di questa loro vita nel disco. In particolare, poi, magari poi l'ascolteremo anche da Federica, c'è la prima traccia con cui si apre il disco, che le parole di questo brano, si chiama Rosaria, sono le parole di questa donna che viveva per strada, al centro storico, non so se l'avete mai incontrata, è sempre vestita di nero. Grossa, lei con una bottiglia di vino, sì. E di solito imprecava sulle persone. Una giornata insomma, invece in cui insomma, è successo quella mattina, lei fece scivolare tra le mani di una nostra amica un foglietto su cui c'era una poesia, che è quella che, sa, che apre il disco, si apre proprio con le parole di Rosario. Ci piace questa cosa che lei non è più insomma, con noi qui, ma queste parole ci sono. C'è una traccia insomma di quella persona. Io direi di far ascoltare un primo brano tratto da Fragili Anime Guerriere. Vi facciamo ascoltare Donato Salvatore. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Donato Salvatore, che strano signore, che strano signore. Donato Salvatore nasce nel carcere di San Vittore. In galera da innocente, senza commettere nessun reato, sulla coscienza un solo peccato, lo strano posto in cui è nato. E la dignità che prezzo ha, la sua dignità, nessuno se la comprerà. Sapeva di stare svendendo il suo destino, sua mamma non voleva rubare la vita al suo bambino. Quella notte nella cella sembrava a tutti la più bella, con l'arrivo delle doglie si immagino anche d'essere moglie. La dignità che prezzo ha, la sua dignità, nessuno se la venderà. Ci furono urla, pianti, un lenzuolo strappato. Sa mamma,
Arriva un suono, s'apre la cella, appare un uomo. Sono tutti secondini con in mano i pannolini. E così quella notte, niente manette, niente reati. È bastato quel bambino ad unire tutti un solo destino. Signor giudice, mi sto nata vodka. Fora, ma gira capa. Fora, io mi sento persa. Ratami quattro mura, ma voglio arrabusare. Ratami quattro mura, ma fa troppa male a libertà. E donato che cos'ha? Solo morse libertà. La sua normalità nessuno gliela renderà. E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Donato Salvatore dall'album Fragili Anime Guerriere di Raffaele Bruno e Delirio Creativo. Nino, vuoi fare qualche domanda? No, allora la domanda c'è, visto che abbiamo appena ascoltato il brano, di cosa parla questo brano? Com'è nato il testo? Allora, Donato Salvatore è la guest del brano, è Fede e Marlene, che sono conosciutissime. E io dico sempre che loro hanno donato gli angeli a questo pezzo, insomma, che è necessario a questa presenza, perché è una storia tosta. Noi stiamo facendo un laboratorio teatrale, anzi no, stiamo facendo una tournée con uno spettacolo che si chiama Creature, che interpreta Federica, Rita Paolilla e Angela Severino, in natumi delle carceri, e stavamo a Santa Maria Capua Vetere, che tra i vari carceri è un carcere un po' più impegnativo perché molto grande, e quando insomma, i carceri sono grandi si percepisce più una disumanizzazione, purtroppo insomma, è difficile vedere la luce in un posto che già di per sé insomma, è difficile vedere. Insomma, c'era quest'uomo che era molto agitato, nervoso mentre noi parlavamo. E io dissi, ma come mai questa persona sta così nervosa? E mi dissero che lui era nervoso perché doveva uscire. E come non esce di carcere e sta nervoso? No, era strano. E lui, nel suo caso era così, perché lui aveva la particolarità che era nato in carcere, come dice la canzone. Lui era nato da mamma detenuta, sì. E ha passato 40 dei suoi 50 anni di vita entrando e uscendo dalla penitenziaria. Allora, la riflessione da cui poi nascono le parole di questo brano è proprio... Com'è strana una parola come la libertà, che è una parola bella, non la pensi, è una cosa bellissima, per qualcuno invece è talmente dolorosa che ti fa soffrire, come nel suo caso, perché la libertà lui l'ha assaggiata, anzi secondo me gliel'hanno fatta assaggiare a morsi, e quindi ha un effetto totalmente diverso. Ti ha soddisfatto? Bello, bello, bello. Allora, Raffaele spiega molto bene. È bello. Io invece volevo sapere, qual è, se c'è, il filo conduttore delle tracce di Fragili Anime Guerriere? Io credo che questo si possa anche considerare un concept, perché il filo conduttore io spero che sia percepito, la verità, un modo di raccontare la vita senza sconti, quindi è un viaggio nella verità dei nostri tempi, no? Dentro c'è... E poi è un racconta degli ultimi, cioè questo non è... tutte le tracce raccontano comunque di personaggi che sono ultimi nella società, insomma, quindi anche questo è un filo conduttore comunque, o no? Cioè, aiutami a dire che tu sei il paroliere del disco, quindi... Diciamo il principale in termini di quantità, che poi... Ho avuto la fortuna di avere anche dei compagni di viaggio straordinari anche dal punto di vista degli autori. Cioè una delle tracce, forse io credo in assoluto quella più dirompente, uso questo termine, che è I Mostri, perché è ispirata a una storia vissuta in un OPG, un ospedale psichiatrico giudiziario dove sono stato, e in cui le parole della parte musicata le hanno messe le Isole Minori Settime, che è il gruppo, abbiamo detto prima, a cui collabora Enzo,
E una delle cose belle di questo progetto è proprio questa. Gli autori che hanno partecipato si sono fatti contaminare. Nessuno di noi ha avuto timore di essere invaso dall'arte altrui. Per cui questa secondo me è proprio una storia d'amore. Perché l'amore è l'opposto della paura. Quando uno non ha più paura, quindi anche quella di confrontarsi con un altro artista, no? Non ha questo timore, ma anzi è sedotto proprio, è affascinato. Quando accade questo, accadono dei piccoli miracoli. E molti dei pezzi che sono qui hanno questo tipo di gestazione. Quanto conta invece? So che è una domanda banalissima in questa intervista, però quanto conta in questo disco la sperimentazione e come avviene in questo disco la sperimentazione? Allora, io dico una cosa semplice, dico solo un nome, poi magari Enzo può continuare. Il mio nome è Massimo De Vita, sì. Noi ci siamo affidati, lo conoscete benissimo, a lui per gli arrangiamenti. Lui ha dato una strada, ci ha indicato una strada che noi poi ci siamo affidati e abbiamo percorso. Io ho questa idea che Massimo De Vita non è un essere umano, ma Massimo De Vita è uno sciamano. Lui ha la capacità, come gli sciamani delle tribù, di tirare fuori il meglio dalle persone che si confrontano con lui e da far nascere proprio delle autentiche magie. Il lavoro straordinario che ha fatto Massimo in questo disco è il fatto che in queste tracce ci siano tanti generi diversi tra di loro, c'è la musica balcanica, c'è la ballata de Andreiana, oppure c'è una canzone d'autore vera e propria, solo che però musicalmente fa parte di un unico discorso e questo non è facile da fare, lui ci è riuscito perfettamente, è un disco che segue un filo dal primo all'ultimo brano, insomma, nonostante i vari generi che si susseguono. Massimo è un genio, lo sappiamo. Sì. Domanda per Raffaele. Qual è il ricordo, l'esperienza più bella che hai vissuto proprio durante il viaggio di Delirio Creativo? In realtà è stato un viaggio anche doloroso, perché insomma è un viaggio che ho attraversato anche da strade che si sono divise, insomma, ci sono state anche tante ferite, che poi sono, come lo dicevamo proprio dal titolo, sono anche cose che ti aiutano a crescere. Quindi per me un ricordo bello, in particolare faccio proprio fatica a dirtelo, perché è stata un'avventura. Per me volevo che questi brani venissero cantati da alcuni degli ospiti che stanno qua dentro, anzi da tutti quelli che sono qui. Sono state tutte prime scelte, cioè io dicevo, io vorrei che 4 giorni la cantasse Gianni Lamagna, il cantante della Nuova Maniera d'Oro. Io semplicemente facevo ascoltare il brano, mi sono stati detti subito sì, da tutti. Loro questa cosa a me mi ha riempito di gioia, di orgoglio, perché era, era una prova del fatto che la strada, l'abbiamo nominato prima, forse era giusta, il fatto che si fidavano di esserci tutti quelli che ci stavano qui, quindi questo sicuramente è una storia, è un momento bellissimo che ogni volta si rinnova. E poi l'aver rincontrato Enzo, che si è affidato tantissimo, che ribadisco, chi è anche autore non è facile a cantare le parole degli altri, perché un autore ha una cosa, un vero autore come Enzo ha una esigenza, cioè quando uno può dire qualcosa soffre, e allora quando dici le parole di un altro, o ti rivedi, oppure devi mettere un po' a riposare quella sofferenza. E sono tutte e due cose molto difficili, quindi insomma io sono felice. Perché io di più, perché ho fatto belle canzoni, quindi anche questo comunque è bello. Cioè, il fatto comunque mi sono divertito un sacco a registrare il disco, a cantare, a suonare un po' di meno, a suonare il pianoforte un po' meno. Però a cantare mi sono divertito un sacco e poi ho collaborato con colleghi che stimo tanto, quindi è stata una bella esperienza. La fase più difficile in fase di registrazione? Registrare il pianoforte, perché hanno scelto me di registrare, io non sono probabilmente un pianista, però Massimo ha insistito affinché io suonassi e amen.
quello che Massimo dice, quello si fa. Massimo, lei che insiste, Massimo minaccia, un po' come Francesco che minaccia sempre. Ma noi perciò andiamo d'accordo io e il signor Massimo De Vita. Io invece volevo fare una domanda sulla copertina, su ciò che è contenuto all'interno del libricino, all'interno del CD. E i disegni, anche il progetto grafico dell'album, di chi opera? Ti sono piaciuti? Io gioco riconosciuto, già so, però chiedo. Vabbè, quando mi fai una domanda che posso nominare gli amici, perché veramente di questo si tratta, che hanno donato, e qua sono due persone che hanno donato, mi fai proprio contento, perché io vorrei sempre dire tutti, nominare tutti, perché non lo meritano. Quindi ci sono due nomi, i disegni li ha fatti Loreto Terranova, che è un nostro caro amico, che è una persona che ha un cuore grandissimo. E vabbè, i disegni poi vanno visti. Per me, chissà chi fa lo sforzo di comprare un CD, perché ormai la musica che ascolti merita un libretto che deve essere artistico, perché è quella cosa in più. Ok, e l'idea invece grafica, il concetto che poi ritorna anche nei video, perché ci sono insomma, poi tra pochi giorni, in realtà pochissimi giorni, esce anche già il secondo, e c'è un motivo che ritorna, che sono appunto i soldatini che stanno lì. Quest'idea di Alessandro Freschi, che è una persona, è, diciamo, è il mostro che abitava vicino a Troisi e lo faceva sentire inadeguato. Quello che sa fare tutto, vi ricordate quel fatto, non è tanti guai, qualcuno proprio un mostro a fianco a me. Lui, se oggi fosse Troisi, diciamo, individuerebbe in Freschi un mostro che ti mette in difficoltà, perché ha delle capacità di toccare la materia artistica e farla sua e elevarla, che è veramente fuori dal comune, un po' appiccicillo, diciamo, è possibile. A volte sa essere anche andato ad Angelo. Sì, ah, sì. Io ho testimonianze. Camera d'autore. Purtroppo sei arrivato d'angelo. E quindi lui ha ideato questa, la scrivania, i soldatini, che fra girare i guerrieri, come le vogliamo raccontare, come le vogliamo rappresentare, i soldatini che sono guerrieri, ma sono anche fragili, cioè, soldatini sono anche nelle mani di qualcuno più grande, sì. Evviva! C'è un bel viaggio dietro in realtà. Sì. Sì. Io direi di prenderci un'altra pausa perché vi vedo piuttosto accaldati. Le mie orecchie sono... Allora, dovete sapere che in realtà noi qua non abbiamo né termometri, sono le mie orecchie. Se diventano viola, dobbiamo fermare. Sono abbastanza bordeaux. Sono abbastanza bordeaux. Però prima di prenderci una pausa devo ricordarvi che oltre ad ascoltarci sul sito www.radiobaiano.it potete ascoltarci anche tramite la diretta Facebook, potete lasciarci un messaggio sotto la diretta oppure al nostro numero WhatsApp che è 344-2749-695. Direi di ascoltarci, sempre dall'album Fragili Anime Guerriere di Raffaele Bruno e Delirio Creativo, Gente Nisciuno con i bellissimi e bravissimi Gatos Domar. Stamma gagnan, sta cartolina, l'amma stracciata, terre nisciune e nisciuna giuvenza. Sì, bella terra, da un vizio sotto all'ogno, da un broglio in dei capelli. Quanta sì bella terra, da un mischio che respira, da dorma a mie semana. Terra, io facevo amore con te. Stamma cagnando sta cartolina, l'amma stracciata, terre nessuna e nessuna ci pensa. Strignami in mano, chi ste o momento, bruce passione all'ultima speranza. E non si scansa, chi s'allontana, chi gira faccia e chi non dice niente. Mentre sta gente stanca e consumata, gente nessuna e nessuna ci pensa. Stamore per te, si fede velina, non è ciò amore, è soltanto violenza.
con una mano da stregna e con un'ate da ciro, che parola da braccio ma intanto da piccia, s'appicciano, fiora, coca, speranza, rendano fosse ramiante e monnezza, a colpa campagna, io, a gestracciata, a bellezza. Stamma cagnando, sta cartolina, l'amma stracciata, terreni su e nessuna ci pensa, stringiamo in mano chi steo momento, luce e passione, l'ultima speranza, e non si scansa chi s'allontana, chi gira faccia e chi non dice niente, mentre sta gente che mo si è sciatata, a lucca forte che è pronta a cagnare. La cartolina, l'amma stracciata, terreni sciune e nessuno ci pensa, strignamo in mano chi steo momento, bruce passione all'ultima speranza, e non si scansa chi s'allontana, chi gira faccia e chi non dice niente. Mentre sta gente stanca e consumata, sente nessuno e nessuno ci pensa. E siamo tornati ad Indifferenti, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Gente Nisciuno, sempre dall'album Fragili Anime Guerriere di Raffaele Bruno e Delirio Creativo, che sono qui con noi. Possiamo dire che le mie orecchie da bordeaux stanno diventando meno bordeaux. Sì, un rosa pesca. Non so che annata, ma è un rosato. Invece di parlare, sì, dovevi posizionarti già dietro la Reflex, ma, caro mio, altrimenti io che ti tengo a fare? Cioè, che sono stato furbo, l'ho visto che servi solo a quello, vai! Grazie, l'ho già posizionata da prima, esatto, nella giusta direzione. Silenzio. Cosa ci suonate? Facciamo sentire Rosaria, abbiamo detto prima, e diciamo la diretta continuazione di questa tematica, perché Scoglia Miglio in realtà è la preghiera di un clochard, e un giorno ci trovavamo io lì a chiacchierare, e lui mi zittì, mi prese la mano e pregò, e facciamo sentire. Noi eravamo volti verso il sole. Adesso siamo margherite. Noi eravamo stati violentati, abbandonati, offesi. Ora siamo rose rosse con le spine. Madonna che sta in cielo e non stai mai in terra, aiutami a rapire che mano sta a butte. Saccio un bozzo bere, ma non me ne importa, a seta quando arrivo un serra mai a porta. Non sorza roppa nata, sul che sta voglia fa, a così fora sta chiesa, bozzi a stamma. A vira che sta gente, che guarda e se ne va, ma
a tutta sti preghiera che dici da fare. Ma nonna che sta in Cile non sta in terra, aiuto una rapista a buttare di vino. O saci, te che l'epatito, diabete, un pozzo bene, ma a me che mano frutta, cava fritta, e sto su, e poi sta chiesa fa ancora più fritta. Ma che ci faci che ci sono rinda a questi quattro muri, quale pata terna state priando? Gesù Cristo, stacca fuori, sta stiso in coppa a sti vaso del gelato, Gesù Cristo, sta stiso a fianco a me. E preva da ca fora non venen a priare, ma dicono soltanto tu che non può stare. Maronna che sta in Cile non sta e canter, scinna parti lascia e portanata bottiglia, una pillola è ponata e non mi ferma più, nessuna se ne accorge e pensa manca tu. E non ti sto implorando, non voglio più pregare, sicura tua vuota faccia parte là. Maronna che sta in Cile non sta in terra, scivano poca parte lascia e viene a breve. La gente che mi regala la saggina, perché se lo vedo, la brucia nel luoggio. Vieni a bere il monaco che sa più il naso, vieni a bere i privati che mi fanno cacciare, ma mano nei quarti da sotto. Vieni a bere il creatore che mi tira le bottiglie a prezzo, scendono poca parte vasce, vieni a bere, a barba non mi sono faccia, e vanno sporche, capillo insalata, maronna che sta in cielo, scendo! Aspetta un minuto, sto venendo io a te. Nino, grazie, commenti, grazie, commenti. Grazie. Nino. Fa ancora più caldo. cioè, che Dio dice, beh, Alessia, ciao, è un ospite speciale. L'abbiamo un po' emozionata. Un po'. È bello, però. È bello, bella cosa. E l'ho fatto apposta, ti ho detto, tu piangi, qualsiasi cosa piangi, ma sei molto bene, che com'è? Questa è una bellissima cosa. Sì. Però potevi anche non dirlo, così mi sì, ma perché non senza parole, sì, è bellissimo comunque. In realtà è la cosa più bella che possa mai succedere a un artista quando si esibisce, è la cosa più bella che può succedere. Quindi grazie. Grazie per aver grazie, Alessio. La César Brie, che è un maestro di teatro che abbiamo avuto la fortuna di incontrare, dice il teatro, l'arte in genere, deve commuovere significa, deve smuovere, no? E non le lacrime, purtroppo la società ci insegna quasi a proteggerci da una cosa del genere, invece non è vero, che queste sono lacrime di guarigione, sono lacrime benedette, e l'arte serve a questo, a guarire anche attraverso le lacrime. Ricordiamo che di questo brano c'è anche un video su YouTube. Sì. L'ha fatto sempre Freschi. Sì, sì. Lui realizzerà, come lo dicevamo prima. No, perché, comunque avete grandi progetti. No, abbiamo dei progetti, insomma, per noi sono importanti, vabbè, diciamo così. Sì, Freschi ha realizzato un video. In realtà lo possiamo dire, lo annunciamo qua in anteprima, dopo domani su un sito importante, non è sicurissimissimo, ma insomma, uscirà il secondo singolo, e poi faremo dopo live. E Freschia, diciamo, gli è stato affidato il compito di realizzare ben 5 videoclip, insomma, perché questo, essendo noi una realtà teatrale, ci teniamo molto a far diventare queste canzoni, farle acquisire un'altra dimensione ancora, che quindi c'è la dimensione della storia, la dimensione della musica, dell'interpretazione, e anche la dimensione della trasformazione nello strumento video. E ci siamo affidati ad Alessandro, che insomma, ci stupisce ogni volta. E quello che hai detto, insomma, Scognamiglio, l'abbiamo realizzato in una comunità di recupero per tossicodipendenti, dove noi lavoriamo, questa è la sanità, si chiama Crescere Insieme, dove Federica Paolo e Silvia Romano, che è ospite del CD e anche la direttrice musicale del Delirio Creativo, hanno tenuto un laboratorio teatrale in collaborazione con un'associazione che si chiama Napoli
in vita, con gli ospiti della comunità, ragazzi migranti, non ci piace né definizione. Andiamo al carcere, primo collaboratorio con i detenuti, ma anche con i guardie, eppure con insomma, gli amici che vengono da fuori, perché sennò facciamo le gabbie, no? Le recinti, no? Non esiste. L'umanità è tutta umanità e quando si sta insieme ognuno porta quello che tiene e ci può far diventare più ricchi. Quindi i nostri laboratori sono sempre aperti. Loro hanno fatto uno a tema Totò, la poesia dirompente della verità, ha incontrato le parole di Totò e sono uscite fuori delle cose meravigliose. Io vedo un libro su quella scrivania. Sì, sì. Parlacene un po'. Però è un libro che pure ha avuto una gestazione complicata. In realtà il libro è un po' un altro dei semi da cui nasce il CD, perché alcuni dei testi che stanno qui, ci sono 7 storie in questo libro edito dalla Marotta e Cafiero, alcune di queste storie sono diventate poi le canzoni, quindi è un continuo trasformare la materia. Io insomma vi dico soltanto una cosa, che io ho avuto la fortuna di lavorare con Stefano Benni, con cui ho fatto i laboratori teatrali, cioè lui faceva dei seminari, degli incontri sull'immaginazione, degli autentici ritiri artistici, e lui scelse dopo un po' di tempo, insomma, che ci siamo conosciuti e abbiamo fatto delle cose che non si possono raccontare, ha deciso insomma di affidare al Delirio Creativo la cura della parte teatrale, e quindi ha donato le sue parole che ancora oggi definiscono un po' forse il nostro lavoro. Lui insomma definisce quello che noi facciamo una musica di dolore e speranza insieme, forse solo a Napoli la puoi suonare così forte, e io devo dire che ancora oggi mi trovo vestito a pennello da queste parole, perché dentro ci sta proprio questo dolore da una parte e la speranza che tutti abbiamo. Prima di ascoltare un altro brano live, io devo fare anche oggi la mia rubrica, perché sento che Enzo ha un forte bisogno di scusarsi. Faccio mai la rubrica sui trend. Io la stavo aspettando, ho detto cioè, è troppo bella. Grazie, è una mia idea. Allora, la mia rubrica si chiama Quanto sei trend. Non c'entra già nulla il titolo, cioè, okay. Quello, cioè, Quanto sei trend. Non c'entra nulla la moda, non c'entra nulla l'abbigliamento, ma c'entrano i famosi trend topic su Facebook. Di cosa si parla ultimamente su Facebook? Quindi io vi darò due o tre argomenti e voi deciderete se commentarne uno insieme a me, due, tutti quanti, vediamo. Bene, okay. Allora, gli argomenti che oggi vi propongo sono tre. Il concerto di Franco Battiato ieri. Sì, ho notato che se ne parlava, sì. Il concerto organizzato da Ariana Grande per la strage di Manchester. E poi, ancora la solita, chi è liberato? Ah, mettiamo il concerto di Totorina. No? Mi attengo alle notizie musicali. Ok. Allora, per quanto riguarda, parliamo di Battiato, è stato un concerto meraviglioso ieri. Bellissimo, nulla da dire, l'orchestra fantastica, lui eccezionale, nonostante 70 anni di età. Però ho visto comunque dei commenti su Facebook di gente che si lamentava del fatto che lui a volte è andato un po' via la voce, è andato un po' in affanno. Mi è sembrato insomma irrispettoso, insomma, perché comunque è stato un concerto bellissimo. Poi gente magari fa anche lo stesso, non lo stesso mestiere, però magari prova pure a cantare e scrive quelle cose e 40 anni in meno non riescono neanche a stare sul palco in quel modo, quindi bisogna prendere le cose con le pinze quando si parla di gente del genere. Franco Battiato, Ariana Grande non ho seguito il concerto, quindi non lo so. Povera Ariana. Liberato non so chi è, Francesco Coraggio. Francesco, tu lo sai chi è liberato? Francesco, tu devi essere nel campo. Francesco me l'ha filmato. Tra i suoi video privati c'è anche il video di ammetto che tu hai comprato la giacca di Calcutta che sta 1000 euro su eBay, no, che la stanno spacciando per giacca di Calcutta. Coraggio lo sa, fa parte dello staff. Vabbè, me. Fuori onda. Ce lo dirà dopo. Raffaele, tu vuoi commentare poi anche tu? Quanto sei trend, Raffaele? No, pochissimo, perché... Vabbè, ti dico solo che voglio dire... da lanciare una cosa, un messaggio a chi, non posso dire il nome, però lui sa, sto parlando di lui. Ieri non eravamo al concerto di Battiato perché abbiamo vissuto un momento di due persone che noi amiamo e insomma che hanno realizzato un sogno felice, e quindi noi eravamo lì.
Quindi noi, per noi il nostro concetto di battiato è stare con queste due persone a cui vogliamo tanto bene. Sei d'accordo, Federico? Sì, vabbè, sicuramente. No, perché lei è sempre molto plateale, così, no? Perché, no, va bene, non eravamo al concerto di Battiato perché stavamo a matrimonio. Semplicemente. Avevate i fatti vostri da fare. Esatto. Sì, persone a cui vogliamo bene, sicuramente. Niente, io non so niente, nel senso. Nemmeno tu sei tre. Battiato mi piace molto, ma ieri non era al concerto, purtroppo. Non sai nemmeno chi è liberato? No, non so proprio niente. Cioè, io sono proprio, penso, la meno trend di tutti quanti, quindi... Vabbè, però abbiamo dato opportunità a Enzo, perché io sentivo questa voglia di sfogarsi. Io non devo pensare che tutti gli indizi portano a Francesco. Sì, io sono... Ma lui sa qualcosa, ma non c'è... Lui c'è quel ghigno malefico, che lui sa ma non può dire. Cioè, troppo bello, alla fine... È lui. Visto che non potete suonare così accaldati, io direi di prenderci una pausa e di suonare dopo. Ascoltiamo sempre dall'album Fragili Anime Guerriere I Mostri con le Isole Minori Settime. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Quello che ti lega al letto ieri ha lanciato una bomba. Quello che ti dà le pillole darà fuoco a un campo pieno di rom. Nucana malata, una bocca scugnata, sta voce un serio. A chiavi da porta mi fotte paure dormire. Apa la corpa, sto cuore che sbatte. In un via suonamo via così. Tu non stai buona perché non muora, sputa mandare e tua pulanza. Si davanti ma tu non vuoi chiacchiere e si vuoi piagna torna a busca. Stai buona, ma quando muore, povero scema non sai parlare. Si è sempre stata schifezza l'uomo, ma non ci sfottere. Quello che ti fa dormire nel tuo vomito, domani venderà la coca ai ragazzini. Quello che ti prende a pugni, accenderà una sedia elettrica. Una capa imbriacata, una vesta stracciata, la natura non vive. Un'orza rubata, le immagini scordate mangiate. Potessa di pace, lo sangue ma brucia, no. Tu non stai buona perché non muore, sfuda a mandare tua pulezza. Si davanti ma tu non vuoi chiagnere e si voglia torna a busca. Tu non stai buona ma quando
bentornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato I Mostri dall'album Fragili Anime Guerriere, un pezzo forte. Parliamo un po', io non c'ho mia gente, parliamo un po' della finale di questo pezzo. Sì. È successo di tutto. Partiamo dal finale, dai, poi raccontiamo. Partiamo dal finale. Allora, dovete sapere questa cosa perché è divertente, diciamo, quando abbiamo registrato questo finale, allora c'era Massimo, no, che ovviamente diceva, vabbè, devi fare così, quelli, vuoi che ce ne andiamo? No, no, vabbè, sono normale, eccetera. Quando abbiamo iniziato a registrare, io ho iniziato, diciamo, a sfogarmi praticamente, quello che c'è, cioè, che tutto quello che è buona la prima. Sì. Finita questa cosa, silenzio, cioè io ho visto dall'altro lato le persone che stavano così, e Massimo che ha detto, vabbè, se volete risentire, risentite voi, io esco. Cioè, una angoscia terribile, io non esco, me ne vado. Infatti è uscito. Cioè, sì, ha visto play e se ne è. No, io in realtà sono molto contenta di aver fatto questo pezzo, perché diciamo che è una cosa che sento molto, no? E, insomma, l'ingiustizia... è perché è vero, non tutti sono così, perché non bisogna generalizzare, però è vero, cioè persone che sembrano, diciamo, essere curative o comunque in realtà sono tutt'altro una volta che escono fuori, e quindi quelli che invece vengono considerati in un altro modo sono poi persone che tutto sommato non dicono delle bugie. Quindi sono molto contenta di aver fatto questo pezzo e anche di averlo fatto così, perché farlo in un altro modo, quindi recitandolo, diciamo, non avrebbe avuto proprio senso. È vero. Cioè, quindi era meglio non farlo, per come la vedo io. E invece così, insomma, certo, mi rendo conto che, cioè, noi quando lo andiamo a fare dal vivo, la gente sa che poi alla fine fa così, cioè della serie, ma che cos'è questa cosa? Però è coraggioso, è un pezzo coraggioso, anche quello come l'hanno scritto, diciamo, i ragazzi delle Isole Minori Settime, non è patetico, cioè non, è proprio cattivo. È vero. E deve essere così, quindi insomma, secondo me è un pezzo che si inserisce benissimo in queste storie che vengono raccontate in questo CD, diciamo. Okay. Tu sei stata grandiosa. No, vabbè, ma figurati, però è vero, cioè io ho pensato di non recitarlo, cioè proprio mi sono detto, vabbè, io se stessi in un fatto del genere come farei, ma proprio io Federica, ma lasciando perdere l'attrice qua là, però proprio è questo, perché non poteva essere altrimenti, per come la vedo. In realtà noi facciamo anche un lavoro con i pazienti psichiatrici, sì. Quindi che è tuttora in essere, insomma, è un percorso annuale con un centro diurno che sta a Mercato San Severino, quindi in realtà ci confrontiamo con grande, diciamo, rispetto e anche grande attenzione, perché non credevamo di avere le carte in regola e poterci poter approcciare queste persone. Poi abbiamo avuto l'affiancamento degli operatori, degli psichiatri, psicologi che stavano lì, e abbiamo scoperto che in realtà sono il molto codice... più simili di quello che sembra, sì, no, veramente. Sì, assolutamente. Perché comunque loro sono, diciamo, l'estremo, e quindi poi vabbè, che poi va magari nella patologia, eccetera, ma di cose che abbiamo tutti, ossessioni che abbiamo tutti, nevrosi che abbiamo tutti, cioè in realtà. Se tu ti vai a relazionare in maniera semplice, quindi come un uomo, una donna che semplicemente si relazionano, scopri che tutto sommato certe cose le potresti anche capire. Loro sono una sorta di lente di ingrandimento, cioè tu riconosci in delle cose estreme che loro hanno fatto, vissuto e che li imprigiona, delle dinamiche, dei meccanismi che in realtà imprigionano un po' anche te. Delle paure, dei timori, tutta questa schizofrenia dei nostri tempi, insomma, quindi questa cosa insegna. E poi un grande pregio che abbiamo, un grande dono che abbiamo ricevuto da questa esperienza è confrontarci con delle persone che hanno una sincerità disarmante. Per cui parlavamo prima con la nostra amica Alessia del teatro, delle scuole, loro non ti tradiscono mai, perché tu gli puoi fare una cosa, gli suggerisci di fare qualcosa, se ti rompono le palle te lo dicono subito, io rompo il cazzo, non lo voglio fare, ti mandano pure a quel paese, e va benissimo così, perché così si può costruire. Quando invece non tu dici, mi fanno nascere roba, non mi fa piacere su questo pezzo di sentire un pochettino invece la parte creativa
delle isole, è stata importantissima. È stata importantissima per noi, soprattutto perché il primo pezzo, finora l'unico pezzo in napoletano che abbiamo scritto, abbiamo sempre scritto in italiano, noi tre, io, Lorenzo Campese e Alessandro Frischi, abbiamo sempre scritto in italiano e quindi Raffaele ci aveva invitato come ospiti nel disco e lui ci aveva dato carta bianca, diceva fate un pezzo anche in italiano, però il disco era maggiormente in dialetto, quindi ho detto ragazzi facciamo un banco di prova, mettiamoci a scrivere in napoletano, vediamo che ne esce sull'argomento che ce l'ha dato Raffaele. E quindi è stato bello, è stato divertente, poi l'abbiamo anche suonato live, lo suoniamo live anche noi nei nostri concerti, è un pezzo che ci piace molto, ci appassiona, ci entusiasma. E spero anche che lo stesso verrà a fare, insomma. Cattivissime le loro parole, molto, cattivi. Molto cattivi, molto cattivi. Cosa ci suonate adesso? Adesso vi portiamo a Scampia. Scampia. Con una introduzione che, non so, spero che voi abbiate sentito nominare, se no lo raccontiamo noi, il Carnevale di Scampia, che è ideato da Felice Pignataro, che ci ha lasciato troppo presto, che lui credeva che, insomma, le persone che vivono nel grigio diventano, cioè un animo che si rattrista sempre di più, si spegne, mentre invece la bellezza, i colori ti possono far rinascere. Quindi questa cosa la dedichiamo alla sua famiglia straordinaria che ancora tiene viva questa fiamma e ogni anno, insomma, fanno il carnevale insomma, per le strade di Scampia, a cui partecipano centinaia di persone. Quest'anno si stimava essere circa 2000 presenze. E ve lo raccontiamo. Iva pazzo per Spider-Man. Come mi piace Spider-Man. Spider-Man è più forte sti palazzi. Sti palazzi alti e grigi a noi ci scamazzano e ci opprimono tutti i uomini, ma esso no. Esso scarpo sì. Esso c'è zomba a po'. Esso con la ragnatela che si azzecca e vola. Vola. Miezzo e velo. Spider-Man. Io a mio figlio l'ho vesto da Spider-Man perché così impara a fare l'eroe, perché qua dentro gli eroi servono. Il costume è bellissimo, gliel'ha cucito la mamma, colorato rosso e blu. Hanno pigliato due carisma, ci passato con nonno, ci hanno azzeccato un ragno e birte a questi figli per diventare Spider-Man. L'altro giorno nel quartiere c'era il carnevale di Felice. Ci stavano un sacco di gente che andavano, alluccavano, stavano tutti pittati a come hanno visto mio figlio. Wow! Spider-Man! Ma tu stai arrugando questo non vuole! Noi domani ce ne andiamo. Da domani, tutti i colori nel quartiere li devi portare. Tu. Ancora a me sarà una specie di contria o forse solo una bucina tutti i giornali c'è mia, ma questa vita è sempre stessa giorno e notte mezza via un occhio chiuso e ca paura tutti i giornali c'è mia. Io stavo si succederà con sonno mia dove dov'era. Io sapevo si succederà, con sonno mia e povera di gente. La stanza mia è troppo stretta, e piazza mica su prigione, ma manco c'ha da gusta puzza che appesto cuore a vita mia. E mo cammina e pensa a te, cammini ci stanno un mio vero, luce e colore e tiena rinda, non te li ascolta mai più. Può essere succedere, con sonno mia dove è dovera, può essere succedere, con sonno mia è povera di c'è. In mano, in piedi, o cuore e o cuore. Tu non stai in cielo, tu stai in terra, tu sei l'aria e te ne stai in cielo per tutto parte. Vicino a me e andando a luce. O pizza a riso, o cappiello in capo, io con il mio mano e noi ci vorremmo bene.
ci volim bene, noi ci volim bene, a faccia tutte lì. Succera, o sonna mia da vento vera, che stava si succera, o sonna mia e povera di c'è. O carnavale, o carnavale più bello d'autunno, ce l'abbiamo solo noi, a Scampia! Nel brano ci sono gli Orom, che insomma partecipano anche loro, sono molto attivi sul territorio di Scampia, e io direi di nominare un po' i nostri compagni di viaggio, per darlo un suono veramente che mi commuove e mi emoziona a queste note. Noi abbiamo Luigi Castiello, che è un contrabbasso, insomma, suona con tantissimi artisti, da cui il nostro amico Tommaso Primo. Poi abbiamo Daniele De Vita, che è un ortopedico, c'è una grossa fetta ospedaliera in questo disco, cura tutto, qualsiasi cosa, compreso me, ed è uno straordinario chitarrista. Poi abbiamo Santorea, che è il batterista di Diversamente Rossi, anche, e anche lui lavora nell'ambito ospedaliero. E poi abbiamo Vincenzo Mandaluno, che non so quanti strumenti, non so dirvi veramente quanti strumenti a fiato lui porta durante i live. Poi ci sono tante guest anche nell'ambito dei musicisti. Abbiamo Igor Caiazza, che insomma, è uno dei percussionisti della Scala di Milano, che ha suonato in quattro dei nostri brani. E poi nei live abbiamo Giuseppe Mandaluno, che parla di Vincenzo, che suona il clarinetto. Abbiamo Marco Salvatore, batterista della Maschera, ha suonato anche in alcuni pezzi. Poi abbiamo Carla Grimaldi, la violinista straordinaria compagna di Massimo, e Massimo che ha suonato tantissimi strumenti. Mi pare che di non dimenticare nessuno dei musicisti. Sì, poi alcuni degli ospiti che ci sono, hanno anche suonato. Allora, visto che ci fanno segni da fuori, ma noi non importa, quanto influisce il rapporto con la città, con Napoli, su Fragili Anime Guerriere? Il linguaggio è chiaramente inequivocabile. Napoli è una città che ti segna, ma non so, mi sembra forse queste cose già sono state dette. Un artista è influenzato dalla sua città, però è bene pure che si sia nata, con tutti i rispetti, insomma, Novara. Forse l'influenza che ti può dare quella città è minore di una città come Napoli, è così piena. Il razzismo al contrario. Vulcanica, insomma, quindi non lo so. Sicuramente per tanti motivi siamo fortemente segnati da questa madre, anche ingombrante, anche a volte difficile da scrollarsi di dosso. Il disco aveva negli obiettivi, poi speriamo che ci siamo riusciti, anche quello di scrollarsi da tutta una serie di etichette che si mettono addosso a un progetto napoletano. Noi proviamo a raccontare storie che insomma sono napoletane, perché lui si menava. Napoli fa da cornice, insomma, non è principale, insomma, cose che sono già fatte, insomma. Quindi Raffaele almeno ha fatto questo disco dove queste storie sono raccontate ma ambientate a Napoli. Napoli è lo scenario di queste vicende qui. Penso che ci sia riuscito abbondante. Poi se proprio volete, insomma, trovare Napoli in questo disco, io vi suggerisco di ascoltare o di mandare, se volete, il brano Quattro Giorni, che in realtà, anche se è un episodio napoletano, in realtà la mia idea di rivoluzione è un'altra. Cioè io dico che Quattro Giorni è un esempio di quando, cioè un po' che esempi nella storia dove chiaramente si è visto un popolo fare la rivoluzione, poiché la rivoluzione per me è una questione di limite, cioè tu a un certo punto arrivi a un limite per cui oltre il quale c'è sta rivoluzione. I napoletani l'hanno conosciuto perché i tedeschi gli avevano detto, insomma, c'era l'editto, dovevano mandare i genitori, i figli al confino, insomma, erano a morire sicuramente, e quello è stato il limite. Non si è capito niente più, cioè volavano proprio gli armati da... E i tedeschi, insomma, li abbiamo cacciati noi. Quando sono arrivati gli americani, li abbiamo liberato. In realtà non ci sono venuti tedeschi, non ci eravamo liberati da soli. Quindi questo è il pezzo, è stato scelto per questo motivo. È un esempio. Le Quattro Giornate sono un esempio. La rivoluzione che noi auguriamo a tutti è quella, la rivoluzione dentro di se stessi. Cioè di trovare dentro di sé il limite, superato il quale ci sta la tua rivoluzione che ti rende libero. E Napoli è tante cose, Napoli può essere anche una voce, e per me Napoli è dinta voce Gianni Lamanni, perché ci sta un passaggio nella canzone in cui rimane solo lui e la tamburra e tu lo fai proprio viaggio. Quindi io sono grato di che Gianni generosamente si è prestato e ha speso anche parole entusiaste, insomma, del suo essere con noi.
Io direi di ascoltarci Quattro Giorni con Gianni Lamagna. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it per l'ultima parte dell'intervista con Raffaele Bruno e Delirio Creativo. La strada miezza una piazza, a rinde finestre un goppi palazzo, e napolitana vecchia guaiuna, e napolitana core liuna. Quattro giornate è tutta farnescia, quattro giornate a ciarimme tedesca, che mazza e che preta, cacciamme in famuna, cacciamme fucila a coppe e barcuna. Campa tutta quanta, simma figlia re briganta, lui a canucciani amma, che sta terra nada samba. Facce surdata, non c'è spaventata, con sti carri armata, creature mi accusa se gioca una vita, ma tenne se vietta, annanza sti mitra. Morta migliare, ferita struppiata, la resistenza così è cominciata, c'è voluto l'ora, c'è voluto la morta, papiglie pietà che sta mala giorda. No carta straccia, quattro giornate e rinasce la città, con coraggio, l'amore e la dignità. Siamo tornati per l'ultima parte di Indifferenti, siete sempre sintonizzati su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Quattro Giorni dall'album Fragili Anime Guerriere di Raffaele Bruno e Delirio Creativo, che sono qui con noi. Respiro. Nino, anzi no, faccio io perché ho un'altra domanda. Io volevo dire due cose. Ho una domanda conclusiva, no, prima del brano live. Ma io non mi interessa. Vabbè. Io ho due cose, oggi non la faccio la mia rubrica. Ok. E però faccio una domanda, sì, molto semplice. Va bene. E poi dopo ho trovato finalmente, dopo aver ascoltato un pezzo dell'album dove c'è stato uno sfogo bellissimo, ho deciso che l'ultimo effetto del campanello si chiamerà Delirio Creativo. Bravo. Tutti quanti avranno anche perché quando dicevi effetto doggo ti guardavano tutti strano. Nessuno conosceva il cagnolino simpatico, quindi sarà effetto di d'ora in poi tutti l'effetto di Delirio Creativo sarà. La mia domanda è molto semplice, volevo sapere se c'era un pezzo tra le tante storie che abbiamo raccontato oggi
che non è riuscito ad entrare in questo album, ma lo portate nel vostro cuore forse più di qualcun altro. No, in realtà no. Devo dire, nessun pezzo che riuscire non abbiamo lasciato niente. Io poi, insomma, in realtà non sono stato prestato, sono insomma, un autore teatrale prestato alla musica. Quindi davvero questo è quello che io ho scritto per cui sì, su 10 anni di almeno c'è. So che non c'ho l'ansia, è rimasto qualcosa che non riesco ad ascoltare. Vabbè, anche questa volta è stato ci un fallimento. Cose... No, invece sono contento che c'è tutto. Ci sono cose su cui stiamo iniziando a lavorare, perché sicuramente adesso, vabbè, ci godiamo l'altra parte del lavoro, no? Sì. Però sicuramente ci ragioniamo su un futuro, magari lavoreremo in un modo diverso, magari può essere stato un lavoro più corale, magari sarà un lavoro a due, non lo so. Questa parte del lavoro, che sono le storie, siamo la testimonianza e tutto quello che ci siamo detti, devo dire, lo possiamo dire. È completo. Siamo seriti. Qual è l'altro brano che ci fate ascoltare oggi? Facciamo ascoltare il singolo che uscirà dopo domani, che è un pezzo in cui Enzo duetta nel disco con Claudio Agnut, che salutiamo. Claudio Agnut canta un pezzo bellissimo, è l'amore ovvero, questa è una forma d'amore agli antipodi, quando l'amore diventa malattia, quando non si è al sicuro nemmeno in casa. E il pezzo è introdotto invece da una dedica proprio al sentimento amoroso. E comunque volevamo ringraziare, io suonerei questo campanello 10 volte per la, insomma, la bravura di chi ci ha ospitato. Ok, io ci sono. L'amore. L'amore è una creatura. Non do muovere. Si no fa scetà. Non ha lucca. Si no. So metto paura. E non chiagnera. Si no. Chiagno purissimo. L'amore. L'amore è una creatura. Senza l'amor mio, mai
figlia che mora. Fammi sentire, uomo, tu che sei la regina di tutte e femme, se non posso ridere pure io, mi piglia faccia a te. Se non posso sparare pure io, mi piglia corpo a te. Se non posso essere uomo, fammi sentire, uomo, stanotte. Magari non urli, non dici niente, mi sono sangue, sei ancora bella. Siamo giunti purtroppo alla conclusione. Io non ho più né lacrime né sudore. Però prima di lasciare questo gruppo voglio farvi tre domande che faccio a tutti, le solite domande standard, che sono: dove è possibile seguire Delirio Creativo, seguire il progetto, quindi i contatti social, sì. Dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare il disco Fragili Anime Guerriere, e poi ultima cosa, prossime date live. Sì, allora ci sta la pagina Facebook che è Raffaele Bruno e Delirio Creativo, abbiamo anche un sito del Delirio, l'ho fatto molto sempre molto aggiornato, lo trovate, Delirio è una piattaforma Wix semplice, e io mi invito a conoscerci, insomma questo è l'invito che faccio, incuriositevi come dice Enzo. E per quanto riguarda l'acquisto, noi siamo, l'etichetta nostra è la Graff, che poi sarebbe Fullez, insomma è la stessa, e loro fanno, oltre a una distribuzione capillare, per cui il disco si può ordinare praticamente ovunque, e lì si può ascoltare su Spotify, così, lo si può acquistare fisicamente, lo trovate fisicamente in alcuni negozi di Napoli, al Bomero c'è Fonoteca e Mondadori, al centro Tature, Corsa Piazzetta Nilo, e anche, siamo orgogliosi di queste, le cantine Sepe, le mitiche cantine Sepe ai Vergini, alla Sanità. Insomma così, e abbiamo in mente di portarle anche in altri posti non convenzionali. Prossime date live, noi abbiamo a luglio, in realtà iniziamo il vero e proprio tour, ci sono delle date, quindi è presto, è inutile dirle adesso. Vi diciamo il prossimo appuntamento, insomma, che è un appuntamento parente a questo, senza che saremo ospiti in un'altra radio, che è Radio CRC. Dopo domani faremo un live in una sessione, insomma una forma quasi completa, in cui verranno anche alcuni ospiti. Invitiamo a seguirci dalle 9, saremo lì con tanti amici. Insomma. Un'ultima domanda per chiudere, poi giuro che vi mando via. Qual è il messaggio fondamentale che volete trasmettere con Fragili Anime Guerriere? Vabbè, non è una questione, non è un messaggio, è, non lo so, è un invito. Vabbè, è un invito ad accorgersi di quello che è prezioso attorno a noi, di vedere, di essere più attenti, incominciando dalle persone a noi care, che spesso si cerca la nostra strada lontano, no? E si dimenticano gli affetti più importanti. Quindi per me l'arte significa proprio essere più attento a vedere quello che è l'essenza. E l'essenza è sempre nelle persone e in quello che ami. Quindi... Io ringrazio Raffaele, Enzo, Federica, Francesco, Alessia grazie per essere voi, stati con me. Belli, bravi, cazzo. Ringrazio, cioè... pure Nino. Bravo Nino. Pure Nino. Devo ricordarvi che la puntata che avete ascoltato oggi è stata anche registrata, quindi domani sarà disponibile sul nostro canale YouTube, nella playlist Indifferenti, e anche i video gentilmente fatti dal signor Nino Masi saranno disponibili domani, sempre sul nostro canale YouTube, nella playlist Live Radio Baiano. Noi ci ritroviamo martedì prossimo con Dr. Jazz e Disty Buck Swing Band. Vi ringrazio ancora per essere stati con me. Grazie a martedì prossimo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Yeah.